Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Se sei pronto per un'esperienza emozionante, allora questo video fa per te. Oggi ti porterò alla scoperta dei migliori posti da visitare a Atene, una delle città greche più storiche. In questo video ti mostrerò le attrazioni turistiche imperdibili di Atene, i luoghi più belli e pittoreschi. Quindi, senza perdere altro tempo, preparati per un'avventura emozionante. L'Acropoli. L'Acropoli di Atene è il simbolo della Grecia, della magnificenza della sua civiltà classica e il punto di riferimento più significativo della cultura greca. Una visita alla città alta, edificata sulla collina sacra in modo da dominare l'insediamento, è imperdibile. La città sacra, l'Acropoli, il più grande complesso architettonico ed artistico giunto fino a noi dall'antica Grecia, si trova a 156 metri sul livello del mare, sulla sommità pianeggiante di un promontorio roccioso largo 140 metri e lungo 28, che sovrasta la valle di Ilissos. Voluta nel V secolo a.C. da Pericle in un'area dove, a partire dal secondo millennio a.C., erano edificati palazzi reali e luoghi di culto. Comprende i quattro capolavori dell'arte classica greca: il Partenone, costruito da Ictino, i Propilei, gli ingressi monumentali della zona sacra dedicata ad Atena, l'Ereteo, e il Tempio di Atena Nike. Oggi l'Acropoli è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il paesaggio è monumentale, un ottimo punto d'osservazione della città di Atene, che si estende all'infinito ai vostri piedi, dove potrete osservare Placa e le rovine del Tempio di Zeus. Museo Archeologico Nazionale. Il Museo Archeologico Nazionale di Atene si trova in Odus 28 Octobriou, conosciuta anche come Via Patission, e custodisce moltissimi tesori dell'archeologia greca. Il Museo Archeologico Nazionale, diviso per sale, ospita una varietà di reperti, tra cui tesori micenei, maschere d'oro, come quella di Agamennone, scoperta a Micene da Schliemann, gioielli, vasi rituali, ceramiche e affreschi, sculture di giovani uomini corioi e donne corai, sculture del Tempio di Afea ed Egina, il magnifico bronzo raffigurante Poseidone in tutta la sua forza, la stele votiva, del 440 a.C., raffigurante una scena dei misteri eleusini, il famoso fantino di Artemisio, un bronzo dal realismo impressionante, la testa di Zeus, appartenente a una statua che doveva essere alta almeno 7 metri e tante altre opere del periodo ellenistico e romano. Piazza Sintagma. Il cuore dell'Atene moderna è costituito da Piazza Sintagma o Piazza della Costituzione. Qui, dal 1935, nell'ex Palazzo del Re, costruito tra il 1836 e il 1840, si trova il Parlamento ellenico, progettato dall'architetto bavarese von Gartner. Soltanto la biblioteca del palazzo è aperta al pubblico, mentre le mostre si tengono nella Sala Eleftherios Venizelos. Sintagma ha una delle stazioni della metropolitana più belle del mondo. Qui potete gustare un caffè in attesa di assistere al cambio della guardia presidenziale. I famosi statuari Evzones, abbigliati con un uniforme composta da un gonnellino corto e scarpe con pomponi ispirata ai guerrieri delle montagne che combatterono durante la guerra d'indipendenza. La cerimonia del cambio della guardia si tiene ogni ora davanti la tomba del milite ignoto, e la domenica è più complessa, prevedendo abiti da parata e banda militare. Da Piazza Sintagma è facile raggiungere le principali attrazioni della città e i principali musei, tra cui il Museo Benachi, il Museo di Arte Cicladica e il Museo Bizantino. È un ottimo punto anche per raggiungere Monastirachi e Ermu, uno dei principali quartieri dello shopping ateniese. Agora di Atene. Il centro dell'attività politica, commerciale, amministrativa, sociale, culturale, religiosa nonché sede della giustizia dell'antica Grecia era l'Agorà.
Gli scavi archeologici condotti ai piedi dell'acropoli hanno riportato alla luce questa zona dalla forma rettangolare risalente al II secolo a.C. Si estende per 24 ettari, occupati da 365 case moderne, ognuna delle quali doveva essere acquistata e demolita. La grande piazza aperta dell'Agorà, dove i cittadini potevano ritrovarsi per svolgere una vasta gamma di azioni, mostra edifici, monumenti e piccoli oggetti in grado di illustrare l'importanza di questo spazio. L'uso della zona come un mercato è indicato dai numerosi negozi di vasai, calzolai, lavoratori di bronzo e scultori. I numerosi piccoli santuari e templi raccontano il ruolo religioso dell'Agorà, mentre la biblioteca ci narra la sua vocazione culturale. Dopo la distruzione totale di Atene per mano dei Persiani nel 480 a.C., la città fu ricostruita durante il V e il IV secolo a.C. Proprio durante questi anni l'Agorà e i suoi edifici vennero frequentati dai poeti Sofocle, Euripide, Aristofane e da filosofi come Socrate, Platone e Aristotele. L'Agorà è stato il punto focale delle loro varie attività. Qui è stato sviluppato e praticato il concetto di democrazia. Sebbene la maggior parte degli edifici dell'Agorà non sia arrivati a noi in buone condizioni, possiamo comunque ammirare edifici come il Tempio di Efesto, Stoa di Attalo, la Biblioteca di Adriano e la Torre dei Venti, costruita per misurare il tempo nella prima metà del I secolo a.C. Tempio di Zeus Olimpo. Il Tempio di Zeus, la più grande struttura di culto di tutta la Grecia antica, si trova nel cuore di Atene, tra l'Acropoli e Piazza Sintagma. La sua costruzione è stata portata a termine nel 131 d.C. da Adriano dopo quasi 700 anni di lavori, ma oggi possiamo, purtroppo, solo immaginare la sua antica sfarzosità. Costruito in marmo bianco, il tempio dedicato al re dell'Olimpo impressionava gli ateniesi con le sue 104 imponenti colonne corinzie, di cui solo 15 esemplari possono essere ammirati oggi ancora in piedi, mentre una sedicesima giace a terra dopo che una tempesta l'ha abbattuta nel 1852. Le colonne del Tempio di Zeus, alte 17 metri e ognuna con un diametro di 1,70 m, erano disposte su due file di 20 ciascuna sui lati lunghi del Tempio, mentre sotto i frontoni, sui lati corti, svettavano tre file da 8 colonne ciascuna. Il Tempio di Zeus Olimpio, originariamente lungo 96 metri e largo 40, può essere ammirato dall'Acropoli e le sue rovine sono romanticamente illuminate di notte. La collina dell'Areopago. La collina dell'Areopago si trova nel centro di Atene e offre meravigliose viste sulla città e sull'Acropoli. La collina è un popolare luogo di ritrovo. Dalla stessa si ha un ottimo punto di osservazione su Atene, sull'Acropoli, sul Mare Egeo e il porto del Pireo. Uno sperone marmoreo intorno a cui si sviluppano alcuni miti, tra cui il processo del Consiglio degli Dei ad Ares per l'uccisione di Alirrozio, figlio di Poseidone. Fino al 462 a.C., sulla collina si riunivano gli anziani della città e tenevano qui il loro consiglio. Ma in seguito ad alcune riforme fu spogliato da queste funzioni, trasformandolo in terra di sangue. In epoca classica, infatti, venivano eseguite qui le condanne a morte ordinate dalla corte di Atene per i reati di omicidio, tradimento e corruzione. Oggi, la collina dell'Areopago è un luogo di ritrovo per i giovani, soprattutto nelle calde sere estive, quando gruppi di ragazzi cantano e suonano la chitarra e sorseggiano un paio di birre in compagnia di una vista magica. Arco di Adriano. Il trionfale Arco di Adriano si trova vicino a Piazza Sintagma, tra la roccia sacra dell'Acropoli e il Tempio di Zeus Olimpo, ed è alto 18 metri. Costruito in marmo pentelico nel 132 d.C., per celebrare l'arrivo dell'imperatore romano Adriano e ringraziarlo per le sue beneficenze per la città di Atene. Secondo alcune iscrizioni sull'architrave doveva fungere da divisorio tra la città nuova romana e la città antica greca.
L'arco è alto 18 metri e largo 12,5, con una profondità di 2,3, e la sua architettura richiama gli archi romani. Nel XVIII secolo l'arco di Adriano fu una delle 7 porte nel muro difensivo che i turchi costruirono attorno alla città contro l'attacco dei pridoni albanesi. Stadio Panathenaiko. Lo Stadio Panathenaiko si trova tra le colline di Agra e Ardettos sulla Basileus Constantinua. Nel 1896 ha ospitato i primi giochi olimpici moderni. Lo Stadio Panathenaiko, cioè lo stadio di tutti gli ateniesi, fu costruito nel IV secolo a.C. per ospitare le competizioni atletiche volte a celebrare la città di Atene. Nel corso della sua storia lo stadio ha subito molti cambiamenti, alcuni dei quali radicali, tanto che dopo secoli di completo abbandono, fu completamente restaurato nel 1895 da un facoltoso mecenate greco per ospitare i primi giochi olimpici dell'era moderna, che si sarebbero tenuti l'anno successivo. Costruito in una piccola conca naturale, tra le colline di Agra e Ardettos, sulla Basileus Constantinou nel cuore di Atene, la struttura attuale ha la forma di ferro di cavallo, con una pista lunga 204,07 metri e larga 33,35. È dovuta alla ristrutturazione ordinata da Erode Attico, che ha introdotto anche le sedute in marmo per gli spettatori. In pista, le lastre di marmo delimitano la linea di partenza e la linea di arrivo, mentre l'ingresso fu arricchito con un propileo in ordine corinzio. Con il cristianesimo e il conseguente divieto di celebrazioni pagane e spettacoli barbari di epoca romana, lo Stadio Panathenaiko cadde in disgrazia e in abbandono, tanto che i suoi splendidi marmi furono utilizzati per costruire gli edifici di Atene. Lo stadio è aperto 7 giorni su 7, durante tutto l'anno. Prima di proseguire il nostro viaggio, non dimenticare di mettere mi piace al video, di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche. Condividi la tua esperienza con noi e fai una domanda nei commenti qui sotto. Se vuoi scoprire ancora di più su Atene, troverai anche una guida della città appositamente scelta da noi, ti basterà cliccare sul link in descrizione. Il Partenone. Il Partenone è il monumento simbolo di Atene e della Grecia ed è considerato fra le architetture più importanti dell'età classica. Del resto, le sue sculture sono considerate capolavori dell'arte antica. È stato l'emblema della democrazia ateniese ed è globalmente ritenuto uno dei maggiori monumenti storici al mondo. Il suo nome deriva dall'epiteto Parthenos, riferito allo stato di nubile e vergine della dea Atena, ed è anche legato al mito della nascita della dea dalla testa di Zeus. Infatti, all'interno della cella centrale del Partenone era custodita una maestosa statua crisoelefantina proprio di Atena Parthenos. Il tempio è opera degli architetti Ictino, Callicrate e Mnesicol, ma a dirigere i lavori è stato Fidia, cui si deve la decorazione, la creazione dei modelli, l'organizzazione e il controllo dei lavori, con diversi interventi per le parti più impegnative. Eretto sull'Acropoli fra il 447 e il 438 a.C., il Partenone è oggi uno dei monumenti più importanti dell'antica civilizzazione greca, oltre ad essere l'edificio più rappresentativo di tutta la Grecia. L'Odeo di Erode Attico. L'Odeo di Erode Attico, situato vicino al Teatro di Dioniso ai piedi dell'Acropoli, fu costruito per ordine di Tiberio Claudio Erode Attico in ricordo della sua defunta sposa. L'Odeo di Erode Attico fu costruito con muri rivestiti in marmo, posti a sedere, per più di 5.000 spettatori, in marmo bianco e suolo con mosaici. Era un grande edificio di influenza romana, dove l'elemento più caratteristico era il tetto in legno di cedro, oggi inesistente. Il teatro era formato da un'area circolare per i musicisti e da un palcoscenico di oltre 35 metri di larghezza. La parete del palco era piena di nicchie, dove si collocavano delle statue decorative.
L'Odeo fu attivo dalla sua costruzione, nel 161 d.C., all'invasione degli Eruli, nel 267 d.C. L'Odeo di Erode Attico è stato il luogo scelto, nel corso della sua storia, per la celebrazione di eventi importanti, fra cui Miss Universo del 1973, la performance della famosa cantante greca Nana Mouskouri nel 1984 e la sua ultima apparizione nel 2008. Al giorno d'oggi, il teatro continua ad accogliere vari eventi. Zappeion. Lo Zappeion è uno dei più bei palazzi di Atene, un esempio sensazionale del tardo classicismo ateniese. Costruito nella seconda metà dell'Ottocento per volere di Evangelis Zappas, un greco emigrato da anni in Romania dove aveva fatto fortuna. Era stato pensato esclusivamente per ospitare i campionati di scherma dei Giochi Olimpici del 1896. Lo Zappeion si trova tra i giardini nazionali, il Palazzo del Parlamento e l'antico Tempio di Zeus e oggi è utilizzato per ospitare mostre pubbliche e private, oltre ad alcune cerimonie, tanto da essere chiamato il Piccolo Parlamento. Il palazzo, dipinto con i tradizionali toni ricchi di ruggine che sono stati utilizzati in molti antichi edifici grei, ha una pianta a semicerchio, delle splendide proporzioni e dispone di un ampio spazio aperto ovale circondato da un colonnato a due piani. Collina del Licabetto. La collina del Licabetto è il punto più alto nel cuore di Atene e da qui potete godere di una stupenda vista sull'Acropoli, sulla città, ma non solo. La collina è un vero e proprio polmone verde nel cuore della fitta urbanizzazione della capitale greca e nei giorni più limpidi vi regalerà dei bellissimi scorci anche sulle montagne circostanti, sul bacino dell'Attica fino alle isole di Egina e Salamina. È possibile raggiungere la collina del Licabetto a piedi grazie al sentiero che parte da Lukianou, oppure in auto, o in funicolare con partenze ogni 30 minuti dal quartiere di Colonaki. In cima al colle troverete la piccola cappella consacrata a San Giorgio, un lussuoso caffè-ristorante con splendida terrazza e il teatro all'aperto del Licabetto dove vengono ospitati diversi spettacoli musicali anche di artisti internazionali. Planetario. Atene vanta una struttura all'avanguardia nel campo dell'astronomia. Proprio qui si trova, infatti, il planetario digitale più grande e avanzato del mondo. La struttura della Fondazione Eugenides, inaugurata nel 2003, si estende su una superficie di 950 metri quadrati ed è fornita di 280 posti a sedere. La cupola ha un diametro di 25 metri. Lo schermo a 360 gradi dona al pubblico l'illusione di essere trasportati in vari punti del pianeta del tempo. Gli spettacoli sono in gran parte produzioni proprie della Fondazione, realizzati con l'ausilio di personale tecnico qualificato a sua disposizione, e comprendono le proiezioni digitali, film e grandi produzioni internazionali. Tempio di Efesto. Una delle rovine meglio conservate del centro di Atene è il Tempio di Efesto. Immerso nell'antica agora, questo sito fu costruito tra il 460 e il 420 a.C., e un tempo fungeva da chiesa cristiana. Alla fine, l'edificio fu trasformato in un museo archeologico prima di essere sottoposto a scavi nel 1930 e successivamente aperto ai turisti. Nonostante il suo nome, il tempio non era dedicato a Teseo ma ad Efesto ed Atena. Si trova all'estremità occidentale dell'agora leggermente sopraelevato ed è costituisce il tempio meglio conservato dell'antichità. Fu costruito nel 460 a 415 a.C. e ospitava le statue di Efesto e di Atena, realizzate, si crede, dallo scultore Alcamene. Il tempio si trova su di una piccola altura nota come Colonos Agoraios. È un tempio periptero, esastilo, con 13 colonne sui lati lunghi.
All'interno la cella vera e propria aveva un doppio colonnato interno che correva sui due lati lunghi e sul fondo con il gruppo delle due statue di culto di Atena e di Efesto eseguite da Alcamene tra il 421 e il 415. Eretteo. Situato appena a nord del Partenone, all'interno del complesso dell'Acropoli, l'Eretteo fu costruito tra il 421 e il 406 avanti Cristo, come luogo in cui gli ateniesi adorassero Eretteo, il mitico re di Atene, e varie divinità greche. Sebbene più piccola del Partenone, questa struttura presenta un fregio in pietra grigia eleusina, molteplici sculture, note come cariatidi, e altri dettagli unici, che la rendono uno degli edifici più accattivanti dell'Acropoli. L'attenzione ai dettagli di questa vista la rende una delle rovine più famose di Atene da visitare. I turisti adorano le cariatidi trovate sul lato sud dell'edificio, aggiungendo che queste copie, 5 delle 6 statue originali, sono esposte al Museo dell'Acropoli. Mentre la sesta si trova al British Museum di Londra, sono così accurate che è difficile dire che sono repliche. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi di Atene. Speriamo che questa guida ti sia stata utile per pianificare la tua visita e che hai apprezzato le meraviglie che questa città ha da offrire. Se ti è piaciuto questo video, e per scoprire quale sarà la prossima meta, iscriviti al canale. Non dimenticare di lasciare un like e un commento, facci sapere qual è la prossima meta che vorresti scoprire. Ci vediamo al prossimo video. A presto!